E allora, vincitore del Festival del Peperone Dolce di Altino, Palio Culinario delle Contrade, è la Contrada Polly! Come è fatto questo fegatino? Con la coratella di agnello, cipolla, peperone dolce di Altino e un soffritto di carote, sedano e cipolla. Un po' di peperone in polvere di Altino, secco e basta. Sale, olio extravergine nostro di Altino e basta. Niente di più. È buono, volete? E l'insalata invece? E l'insalata è una misticanza, con tutte le insalate, verza, e insalate del campo, della campagna, le cascine, diciamo, e poi un po' di pesca tagliata fina e basta. Peperone tagliato fino, eh sì, l'ho detto, la verza. Basta. Ma è una ricetta della condita col mosto cotto. Col mosto, e perché il mosto cotto? Perché gli dà un sapore particolare. Aceto e mosto cotto. Ma si usava prima il mosto cotto? Sì. Anche per l'insalata? Non lo so, io mia mamma mi dice di sì. Che cosa sta preparando? La polenta. Come è fatto questa polenta? Come è fatta? Con la farina di grandurco. Mi hanno detto che lei è una protagonista del palio dei Colli, che vince sempre lei, è vero? No, siamo tutti il gruppo, siamo speciali, tutti il gruppo. Come va? Vado io. Colli!
polenta, coratelle d'agnello e pizza dolce con croccante alle mandorle, il tutto elaborato con il peperone dolce di Altino. Per la quarta volta è il menù della Contrada Colli ad aggiudicarsi il Palio delle Contrade al sesto festival dedicato al prodotto tipico locale. Siamo con Stella e volevamo fare una domanda a Stella. Stella, secondo te perché vince sempre Colli al Festival del Peperone Dolce di Altino? Io non lo so, però penso perché siamo uniti, ci mettiamo l'impegno a cucinare, non lo so perché. Non lo so, siamo molto unite. No, perché siamo un po' presuntuose. No, forse pure un po', però ci vuole essere un po' presuntuose. Certo. Perché dobbiamo ritoccare fino al minimo particolare, ecco. Quello okay. Penso io. Va so. Bene, grazie Stella. Frigo, a presto. Prego, ciao. Siamo con Mary, un'altra abitante dell'ormai famosa della contrada più famosa di Altino. Chiediamo anche a lei come mai secondo te vincono sempre i Colli. Vabbè, secondo me i Colli vincono perché hanno un altro passo, una marcia in più e la cucina è molto più creativa. E viva i Colli. Brava. Grazie. Allora, siamo con Gioele. Gioele è un po' un mezzo sangue, Sant'Angelo Colli. Vediamo che dice. Perché secondo te vincono sempre i Colli? Perché è più bravo. Oh, finalmente, la bocca della verità. E per quale altro motivo, secondo te? Perché le signore sono bravissime e sanno cucinare benissimo. Grande, fa posto. Se lo dice lui, allora... se lo dice lui, allora è la verità. Grazie, Gioele. Prego. E a presto. Allora, adesso siamo con zia Maria. Facciamo anche a lei la stessa domanda. Secondo te perché vincono sempre i Colli al Festival del Peperone Dolce? È perché prima di tutto siamo una contrada molto uniti e lo ragioniamo, le cose le discutiamo, facciamo diverse volte le riunioni e poi quest'anno soprattutto ha partecipato molto la gioventù e i giovani hanno fatto il menù e io penso che per quello abbiamo vinto. A posto, ma la presunzione non c'entra niente? Beh, presuntuosi noi ci siamo, dei Colli, ce l'abbiamo da 100 anni questa nomina, questa cosa, che siamo presuntuosi, ok. Va bene, ce lo prendiamo. Ce lo prendiamo, sì, certo, figurati, e chi è che dice di no? A posto? Va bene così. E diciamo insieme viva i Colli. E viva i Colli, viva la gioventù e tutte le donne dei Colli. Viva i Colli! Viva i Colli!
Viva i Colli! La C dei Colli! Viva i Colli! Un bacione a tutte! Viva i Colli! Ma trattore in tangenziale, andiamo a comandare. Scatto foto col mio cane, andiamo a comandare. In ciabatte nel locale, andiamo a comandare. Sfaccio acqua minerale, andiamo a comandare. Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. E ho la testa che gira come il kebab. Spengo la musica dentro col club.